Abbiamo parlato da un punto di vista teorico delle varie differenze tra i vari settaggi della fotocamera, i softbox e quindi i tipi di illuminazione. Ma adesso andiamo a vederli tramite esempi pratici fatti in studio con una fantastica modella. Ciao a tutti e bentornati. Se le differenze tra i vari tipi di illuminazione, quindi tra i vari tipi di modificatore di luce, quindi parliamo di softbox, ombrelli, eccetera, è ancora un po' ostico, forse abbiamo bisogno di qualche esempio con i nostri scatti fatti in studio. Vi mostrerò un mood molto semplice che ho creato per voi, grazie all'aiuto della stupenda Chris che si è prestata per tutti questi tipi di scatti. Per fare una giusta lettura di queste foto ho impostato un mood molto semplice comprendente solamente una parete bianca e uno sgabello. I settaggi utilizzati sono come sempre ISO 100, il tempo di un 160esimo e un diaframma che sta più o meno in media su un'apertura di 8. Ovviamente non tutti i softbox utilizzati erano gli ideali per questo tipo di shooting, ma io volevo avere una situazione fissa con tutti i cambi da mostrarvi. Ci tengo anche a precisare che tutto quello che state per vedere è stato creato grazie agli accessori che ho qui in studio, quindi adatti alle mie esigenze. Non posso infatti avere tutti i tipi di softbox con tutti i tipi di grandezze disponibili in commercio, quindi adesso andremo a vedere le differenze tra vari softbox, beauty dish, ombrelli, eccetera, con delle immagini che commenteremo insieme. Nel primo set abbiamo a disposizione semplicemente un ombrello traslucido, quindi il flash è puntato direttamente verso la modella e passa attraverso il pannello bianco dell'ombrello stesso. Si nota subito che l'illuminazione è molto ampia e l'ombra anche molto morbida. Infatti non c'è una zona molto scura dietro la nostra Chris, che è perfettamente illuminata con una luce che è già molto interessante. Successivamente ho usato il riflesso della luce attraverso un ombrello bianco, quindi il flash era puntato alla parte opposta rispetto alla modella e la luce rimbalzava direttamente sulla parte bianca, quindi il rivestimento dell'ombrello. In questo modo la luce torna in una maniera molto morbida sulla modella, andando a creare una situazione molto simile a quella precedente, ma con delle ombre leggermente più marcate. Con un ombrello con rivestimento argentato, invece, il rimbalzo della luce è un po' più forte e anche un pochettino più duro. Il flash è puntato sempre dalla parte opposta rispetto alla modella, facendo rimbalzare la luce sul rivestimento interno. E come potrete notare dalle zone illuminate, il fascio luminoso è molto più forte. In questo caso il diaframma era 8, quindi ho chiuso ulteriormente fino ad arrivare ad 11 per non avere delle zone troppo sovraesposte. Anche in questo caso le ombre tendono a diventare un pochettino più dure, quindi cominciamo già ad andare verso un tipo di scelta estetica diversa dalle precedenti. In quest'altra situazione invece abbiamo sempre un ombrello con rivestimento argento, ma questa volta con un pannello che va a filtrare la luce di rimbalzo. Questo tipo di illuminazione è molto usata negli shooting professionali, anche perché restituisce una luce sì brillante, ma al tempo stesso morbida. Quindi uno schema luci adatto a un po' tutte le situazioni. Successivamente sono passato a un softbox quadrato. Qui il range di illuminazione è veramente molto ristretto, vedete che questo softbox ha un'ampiezza molto limitata. Al suo interno ho messo solo un pannello, quello mediano, potete scegliere anche di mettere solamente quello frontale in base ai vostri gusti, ma la differenza con gli ombrelli in questo caso è che appunto l'illuminazione è molto più ristretta, infatti vedete nella zona bassa, quindi sulle gambe della nostra Chris, ci sono delle ombre molto molto marcate. Stiamo parlando quindi di un tipo di illuminazione particolare, molto più ristretta, forse più adatta a un taglio meno ampio. La comodità dei softbox è quella di avere un doppio pannello, quindi ho messo anche il pannello frontale, oltre a quello che avete visto prima, per ottenere una luce ancora più morbida. Il risultato è che ho eliminato quelle sovraesposizioni che abbiamo visto prima, ottenendo una situazione leggermente più drammatica. Anche qui sta a voi capire se questo è il mood giusto per il vostro shooting. Passando a un softbox un po' più classico, andiamo su quello rettangolare, in questo caso
è addirittura alto 120 cm e ci darà la possibilità di illuminare molto bene la figura della modella, sicuramente adatto fino a un profilo americano. Volendo si può usare anche per una figura intera, ma ovviamente ci saranno dei cali di luce verso il basso. Ci troviamo di fronte ad un altro tipo di softbox molto utilizzato negli shooting professionali. Softbox che può avere anche delle varianti, infatti adesso andiamo a introdurre un nuovo elemento, ovvero la griglia a nido d'ape, che ci permetterà, con la sua particolare forma, di avere una luce molto più circoscritta sul soggetto. Quindi molto adatta se non volete che la luce si propaghi sull'ambiente circostante. È un tipo di effetto molto interessante che però ha il suo rovescio della medaglia, infatti si va a perdere un po' di luce. Io ad esempio in questo caso sono dovuto passare da un diaframma 11, quindi abbastanza chiuso, a un diaframma 8 che mi ha dato la possibilità di avere un'illuminazione un po' più intensa. Vi faccio notare come la luce sia molto più concentrata sulla parte alta con evidenti ombre verso i piedi. Sempre parlando di softbox molto utilizzati, andiamo su quelli a striscia, ovvero quelli rettangolari ma molto lunghi e stretti. Questo che vedete addirittura è 180 cm di altezza. Sono adattissimi per illuminare completamente la figura e vengono spesso utilizzati per scontornare il soggetto dallo sfondo, quindi vengono posizionati normalmente sulle parti laterali. Io vi ripeto, li ho messi tutti nella stessa posizione per farvi vedere cosa cambia tra uno e l'altro. Infatti vi faccio notare che le ombre sulla parte laterale della gamba sono molto marcate, c'è un netto taglio tra la zona illuminata e la zona più scura. Questa che vedete è un'immagine a diaframma 8, ma se andiamo a diaframma 11 il taglio delle ombre è definitivo, infatti se guardate sulla parte posteriore i colori cominciano a non vedersi più e le pieghe del vestito a confondersi. Tra i miei softbox preferiti c'è quello ottagonale. Questo particolare modificatore di luce ha una forma composta da 8 lati, per l'appunto come suggerisce il nome stesso, e che ci darà la possibilità di avere una luce avvolgente. Io lo utilizzo sempre con il pannello di diffusione frontale, ma anche con la griglia a nido d'ape. Andiamo a vedere le differenze. Questa che vedete è una normale foto con Ottabox e diaframma 8. Vedete che la luce in questo caso ci dà la possibilità di vedere meglio anche le zone in ombra. La nostra gris è perfettamente avvolta in un fascio luminoso veramente molto interessante e bello esteticamente. Vi faccio vedere anche una foto scattata con un'apertura maggiore del diaframma 5.6. Vedete che la luce è talmente avvolgente e morbida che anche in una situazione di sovraesposizione la foto è comunque molto gradevole. Successivamente ho inserito la griglia a nido d'ape sempre con diaframma 5.6 e vedete che la luce si è concentrata molto di più sulla nostra gris, con evidenti cali di luce nelle zone d'ombra. Se poi dovessimo chiudere ancora di più il diaframma, ecco che andremmo verso la sottoesposizione. Infine andiamo ad analizzare il Beauty Dish. Si tratta di un modificatore di luce un po' diverso dai precedenti perché non è ripiegabile, si tratta di una specie di padella, se proprio vogliamo dirla in maniera molto semplice, in metallo con una placca frontale davanti al flash che ci darà la possibilità di avere un rimbalzo della luce su tutta la superficie del Beauty Dish con un risultato molto interessante che poi viene usato nel campo della moda soprattutto perché il tipo di illuminazione è sia molto brillante che avvolgente al tempo stesso. In questa prima foto vi faccio vedere che nonostante il Beauty Dish non sia poi così grande, l'illuminazione comunque riesce a prendere quasi tutto il corpo della modella, ma sicuramente è più adatto per una situazione tipo mezzo busto, mezzo piano o primo piano stesso. In questa foto abbiamo uno scatto con pannello, mentre in questa l'abbiamo senza pannello. Vedete che l'illuminazione è simile, ma le ombre sono più marcate, quindi è un po' più inciso. Sicuramente con questo accessorio avremo la possibilità di fare esaltare il trucco della modella così come i gioielli che indossa. Avrete notato che in molti casi la differenza estetica dei nostri scatti
è molto netta, mentre in altri casi meno. Che cosa vuol dire? Che non è sufficiente illuminare al 100% il soggetto ripreso, ma bisogna anche capire come illuminarlo. In molti casi si può optare per un'illuminazione omogenea, mentre in altri, ad esempio, si può andare a puntare su determinate zone. Poi, se volete, ovviamente potete marcare ancora di più le ombre, creare dei chiaroscuri molto importanti, per avere un quadro un po' più artistico del vostro shooting. Inutile dirvi quindi per l'ennesima volta che l'unico modo per capire bene cosa utilizzare durante il vostro shooting è fare tantissime prove. Come sempre sono a vostra disposizione qua nei commenti, sia pubblicamente che con lezioni private. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!